sono quei giochini intelligenti per bambini spastici. Maremma, ok. Di capo di fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Camper. Yeah! Ho ripreso le vecchie abitudini, ragazzi. E vabbè, la mia ragazza si arrabbierà un po' perché voleva che io la mattina mangiassi più sano, sempre biscotti, 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 ma non so, c'avevo voglia di mangiare biscotti oggi, quindi ho preso un pacco di biscotti ieri e oggi faccio colazione per biscotti. Fare colazione con biscotti è tutta un'altra cosa, ragazzi. Proprio ti... Ieri nel video ho detto che il video di oggi sarebbe stato veramente veramente interessante, e lo sarà. Quello che però ho messo questo davanti, facciamo un po' di ordine. Allora, io oggi dovrò andare da qualche parte che sarà molto importante per me, dove appunto ci sarà qualcuno che mi umilierà in diretta, forse, non lo so, non lo so, perché o mi umilia in diretta o va bene, va molto bene. E quindi avevo intenzione di fare questo video, però poi ieri, nel tentativo di comunicare con qualcuno, sono riuscito a comunicare, per cui ho detto faccio prima questo video con la comunicazione di questo mio amico, che e poi questo lo farò poi domani, e magari domani farò appunto il video, cioè di oggi pomeriggio, di quello che farò oggi pomeriggio, e forse anche di domani pomeriggio, quindi vediamo come. Comunque, voi seguitemi, che tutte le figuracce che faccio ve le faccio vedere, nel senso, nessuno lo sapete che ve le faccio vedere, ragazzi. Il video di oggi è, cioè, uno spezzone che ho registrato 16 giorni fa, 16 o 15 giorni fa, non ricordo, quando sono tornato, quando ho preso il camper sono stato poi in via Grieg, e poi sono tornato, e stando in via Grieg, andando in via Grieg, ho scoperto che non mi funzionavano bene le frecce, quindi ho deciso di chiedere aiuto a Michele del canale La Meccanica. Lo conosce? Sì, metto qua. Metto qua. E quindi praticamente ieri Michele mi ha dato una mano d'aiuto enorme, perché io non sapevo che cosa fosse, perché e per come, e quindi Michi, grazie, lo sai. Ma bando agli indugi, andiamo a vedere il video. Allora, andiamo a vedere qual è il problema. Quindi giriamo le chiavi nel quadro, ok, e proviamo a... Vedi, non c'è nessuna freccia che funziona. Allora, fino a sabato praticamente funzionavano entrambe le frecce, adesso praticamente non funziona più. Poi sabato, quando sono arrivato al parcheggio, la parte per svoltare a sinistra non funzionava, però la parte per svoltare a destra sì. Adesso non funziona nessuno delle due.
Quindi proviamo a mettere le quattro frecce. Le quattro frecce funzionano, andiamo a vedere fuori se accendono veramente. Quindi funzionano. Vediamo dietro se funziona. Sì, anche quell'altra, sì, funziona, non funziona. Vediamo di qua se si vede. Vediamo se funziona. Ora sì, ora no, ora sì, ora no, ora sì, ora scusate ragazzi, è una battutaccia. Vabbè. Adesso invece andiamo a vedere le singole frecce se funzionano. Allora, togliamo le quattro frecce, perfetto. Mettiamo la freccia e non si sente nessun rumore, non si vede lampeggiare niente. Andiamo a vedere. Ecco, diciamo che funziona ora sì, ora no, però alla cazzo di cane. Funziona, funziona. Proviamo a mettere l'altra freccia. Proviamo a mettere l'altra freccia, quindi qua non si sente niente. Proviamo a vedere se funziona anche questa. Sì, funziona, ma se sono molto rallentate. Quindi funzionano, ragazzi, le frecce funzionano. Però non mi fa il rumore e non mi lampeggia la spia per indicarmi che c'è la freccia in funzione. E quindi. Allora. Ah, che bello. Stacchiamo la freccia. Spegniamo qua il tutto. Vi giro, ragazzi. Ah, gli uccellini. No, era una macchina, scusate. Vi giro, vi giro. Ah, vi metto qua ragazzi. Sì, eccomi. Quindi io ho sempre i capelli. Va bene, dai, voi non ci fate caso perché voi mi volete bene. Quindi, a proposito, oggi provo anche la doccia in camper perché sono 2 giorni che non mi lavo. Però ieri ho provato il boiler, funziona perfettamente e quindi oggi mi vado a prendere l'accappatoio a casa e mi faccio una bella doccia in camper. Allora, io adesso contatterò Michele del canale La Meccanica e vediamo cosa mi suggerisce di fare, cosa posso fare, perché penso sarà. Non lo so, ragazzi, non so mica, non so mica perché, non so mica. Anyway, comunque, vediamo un po' cosa mi dice Michele. Oh, Miki, sawadee krap, sawadee bai. Ciao! Ciao Stefano, Scusa. come stai? Io ti chiedo scusa se ti disturbo mentre sei in macchina, mentre cammini, mentre lavori e fai la tua vita. Però ti volevo chiedere, io bene, tu come stai? Io sto bene, dai, grazie. Tu Ottimo, stai ottimo. bene? Tutto a Sì, posto? poi oggi sta uscendo pure il sole, voglio dire, meglio di questo, cioè, non si può sperare di meglio. Però io c'ho un problema che solo tu mi puoi risolvere. E vediamo di risolverlo Posso? anche. Eh? Se posso aiutarti, volentieri. Sì, tu basta che mi dai qualche consiglio almeno per sapere di che morte devo morire, capito? Ok, facciamo Praticamente così. io. Mi fermo un secondo in parte Sì. alla strada, così mi spieghi bene. Ok, Ok. perfetto.
Adesso Io ti guarda, mi sono ringrazio sempre che sei a disposizione, sei sempre disponibile, sei una persona stupenda. Ti volevo dire, praticamente io qualche giorno fa sono andato, non so se hai visto il video, sono stato in via Grieg, quando ho preso il camper e poi siamo passati a zona arancione, quindi io sono andato in via Grieg per farmi questa prima scampagnata. E ho notato che le frecce non funzionavano. Cioè, io mettevo la freccia a sinistra o a destra e non mi lampeggiava, non ticchettava. Io mi sono spaventato perché ho Dici detto: ma sul quadro degli sì, strumenti non ti funzionava, sì. ok. Poi sono uscito, ho fatto il giro delle frecce e ho visto che funzionavano molto lentamente, molto a rilento, molto. Che devo fare? Butto via il ca... che cosa. No, 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 vediamo dai di risolvere il problema. Allora, la cosa importante è, magari all'inizio, hai controllato bene tutte le luci? Hai controllato bene? Nì, aspetta, aspetta, vado a ricontrollare un attimo, vado a ricontrollare. Allora, Miki, ho riguardato e praticamente lampeggiano tutte tranne le due frecce davanti, quelle accanto ai fari. Ok, quindi allora tutto il resto diciamo che funziona, tranne quelle due davanti. Sì, Ok? sì, sì, sì. Ok, allora lì dovresti provare a vedere di smontare le frecce Sì? e provarla appunto a togliere ruotando, facendo questo movimento qui, viene via la lampadina e da lì provi a vedere se magari può essere che sia ossidata, può essere che magari o la lampadina è da sostituire perché magari il filamento si è rotto. Sì, Prova a fare questa prova. ma se è ossidata cosa posso fare? La compro nuova? Beh, se è ossidata, ti basta dello spray antiossidante che si trova in qualsiasi. Ce l'hai. Però. Ecco. Oh, io non c'ho niente, ma la cosa che c'ho ce l'ho. Dai, botta di sudore tremenda. Dimmi. Perfetto. Perfetto, quindi puoi usare quello. Gli dai una bella spruzzatina sia magari dove è ossidata la lampadina eventualmente, ma anche sul portalampade. Gli dai anche una Sì, spruzzata sì. sul portalampade, gli dai una soffiatina, rimetti su e se non è rotto il filamento, la lampadina ti andrà a funzionare. Se invece vedi in controluce, mettendola praticamente in controluce, io dico ecco, la vedi e vedi il filamento che è interrotto, è lì è da cambiare. Perfetto, perfetto. Vado a provare su, non te andare, non te andare. Va Un bene. minutino, arrivo, arrivo.
Oh, Miki, Sì. funziona! Miracolo! Miracolo! Hai visto? Perché la lampadina era funzionante, ho visto la resistenza era integra, però c'aveva la parte sotto argentata, la parte metallica, che era tutta ossidata, tipo arrugginita. Gli ho spruzzato un po' di questo e funziona, funziona. L'ho rimessa su e funziona tranquillamente. Sei un grande! Sei un grande! E adesso non so come dirtelo. Che Dai, su, adesso ma che siamo in zona gialla, sai che io io ti farò vengo da te. Sì, da supporto telematico ma, quando sarai in viaggio. no, quello sì. Io man mano che sono in viaggio, poi man mano che succede qualcosa, ti chiamo per sapere se Farò posso. da te un supporto, dai. Sì, grazie. Guarda, Allora, guarda che. io vorrei tanto venire con te a fare questo viaggio, guarda, mi Ma piacerebbe scusa, tanto. perché non vieni? Ti prendi un anno Magari. sabbatico da lavoro. Magari, volentieri. Però quello che posso dirti è che guarderò ogni puntata, ogni giorno Sì. i tuoi spostamenti, quindi sarò con te. Se sentiti libero, se vedi qualcosa che non va, che pensi che si potrebbe, mi chiami, me lo dici, Stefano, aspetta qua, puoi fare così, puoi fare. Io accetto suggerimenti a 360 gradi Ok, dai. da qualsiasi Sa cosa. che prima che parti bisogna fare una lista di tutte Sì. le cose che devi avere, perché non puoi partire senza magari delle cose fondamentali che ti possono servire e magari, tra virgolette, ti salvano poi la pelle. Esatto. Uno lo so, il booster, perché sono Esatto. rimasto, capito, a piedi. Questo è uno. Poi dopo, se mi puoi dire cosa potrebbe servirmi. Ah, ti volevo chiedere, già che ci siamo. Io ho visto che il mio Cric non ha la manovella, cioè è tutto il Cric normale, però la manovella gli è stata sfilata. Cioè, si trova la manovella da qualche parte, si può comprare. Oddio, lì bisogna vedere come è fatto il crick. Però se ce l'hai. Il classico click che avevo anche nella mia macchina, in Ok, automobile. Dove sei? Dove sei? Qua. Qua. dove? Ok. Questo. E qua Lì manca manca la. praticamente il carretto. Esatto. Lì casomai vedremo, dai, vedremo con calma se si può fare qualcosa. Però io se potessi, cioè, se come consiglio ti direi di prendere qualcos'altro. Sì, So che sì, ti sì, fa sì. spendere, a me piace far spendere le persone un po' di soldi. No, però l'ideale per te sarebbe, quello che credo io, un bel Cric pneumatico. Di quelli Sì, l'ho che, visto. capito? Quello là è L'ho molto visto, veloce. l'ho visto. Lo metti Sì. sotto, magari se hai un piccolo compressore, magari riesci a trovare nel camper l'alloggio per poter mettere un piccolo compressore che ti può servire sempre, gonfiare le ruote, soffiare e quant'altro. Sì. E con quello, con la canna, quella diciamo estensibile, tu te lo porti su tutti i lati del camper. E Sì. quindi un po' nella sfortuna, speriamo sempre di no. No. Ah, Sì, è l'ambulanza. ok. Vai tranquillo. Ok, dicevo che magari nella sfortuna, se dovesse capitare, tocchiamo ferro, che magari la ruota si Non è più sbucca, in tasca. tocchiamoci. Però hai magari con quello in 2 minuti fai, perché è proprio veloce, tu lo metti Sì, sotto il camper. Attacchi, sì, sì. Si basta solo aprire la manovella e lui va su e alza ti solo, esatto. sì. Quella è stata L'ho visto da te. una cosa molto utile, ma poi magari ne parleremo un po' meglio, dai, avremo poi Sì, tempo per parlare un sì, 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 sì. po' di tutte queste cose. Sì. Miki, io ti ringrazio enormemente, Cocum Mamma Crap, e niente, ci aggiorniamo. Io, se tu mi fai sapere qualche giorno libero, adesso siamo in zona gialla, magari fra una, due, 3 settimane, quando ti va, magari faccio un salto, sto una giornata e poi mi torno in domani mattina. Tu, quando sei libero, non devi fare niente, dai solo un'occhiata, dici ok, lo puoi buttare, lo aggiustiamo, sì, no, io non ho tempo, portalo da qualche parte. Tu mi fai sapere cosa ne pensi, se il motore
può affrontare un viaggio, se, insomma, mi fai sapere un parere tecnico. Ecco. Ti consiglierò magari, se vorrai, puoi mettere magari degli additivi sull'olio motore, che così, sì, mettendo, sì, sì, degli additivi, cosa fai? Vai a salvaguardare un po' di più il motore, ecco, diciamo. Sì, 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 sì. Tutto quello che pensi che mi possa essere utile, tutto quello che pensi per un viaggio. Sì, poi bisognerà vedere magari il tagliando quando è stato fatto, l'olio, sì, insomma, vedere un attimino la batteria. Sì, sì, sì. So che hai preso le batterie nuove, quindi so tutto. Sì, 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 dai, daremo un'occhiata un po' in generale, ma poi prima di partire passerai, perché tanto comunque devi passare. Devo passare di là, è obbligatorio. Mi dispiace per te, mi devi sopportare sempre. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Grande, sei un grande. Vai tranquillo. E okay. Niente, dai. Allora, ricorda, abbiamo il salto. Sì, poi domani non so cosa succederà ancora, cioè, non lo so. Poi come viene, oh, dai. Ti disturbo, dai. Come succede qualcosa, ti Comunque, disturbo. tu mi dicevi il camper quanti chilometri ha? 100 e A 100, 100, adesso ne ha 160, no, 158.000, 157.000. Io fino ancora ci ho fatto 300 chilometri, quindi cioè, non è che è troppo. Ma se è stato tenuto bene, non ci saranno problemi, ma Speriamo, speriamo, sì, saranno speriamo. problemi, dai, vedrai. Poi Sì. dopo ti do qualche dritta su come Grande. salvaguardarlo un po'. Ottimo, ottimo. Sì. Va bene. Ok, Michi, ti ringrazio. Ti auguro una buona serata e ci aggiorniamo prossimamente. Va Ok? bene, dai. Perfetto. Ok. Termino la registrazione. Ok. Eh sì, questo è stato l'epilogo perché è iniziato qualche settimana fa, è finito praticamente ieri, che ci siamo messi d'accordo con Michele per sentirci. Michele è sempre, insomma, è un grande. Se quando può risolverti qualcosa è sempre là, è sempre disponibile. Sono contento di averlo incontrato, di averlo conosciuto. Ma adesso andiamo a parlare delle, oh, scusate, delle criptovalute, delle mie criptovalute e a che punto siamo. Quindi io avvierei la registrazione. Oh, siamo a 1030 euro, ragazzi, 1030 euro che corrispondono al 21,70%. E rispetto a ieri siamo su di 400 euro e passa. Ora, diciamo che il Bitcoin ha iniziato a precipitare 3 settimane fa circa. E sono passato da 1600 a sotto zero e adesso sono ritornato a 1000. Mi mancano ancora 600 euro per riprendermi da questo crollo del Bitcoin. Ma andiamo a vedere quali sono le criptovalute che stanno rendendo di più percentualmente. Come al solito abbiamo qua un bel Bitcoin Cash con 78% e 180 euro di guadagno. Poi abbiamo Ethereum col 66,31% con 173 euro di guadagno. Poi EOS con il 49,70%, quasi il 50%, equivalenti a 78 euro di guadagno. 45, perfetto. Litecoin con quasi 46%, corrispondenti a 120 euro. Poi il 41,57% di Omisengo, corrispondente a quasi 71 euro, scusate.
Poi questo 22,91, quasi 23 euro, 23%, scusate. E ho preso pure il caffè, ragazzi, che sono quasi 87 euro di guadagno. E infine il Bitcoin che è arrivato finalmente a 9%, 9,68%, e mi sta facendo guadagnare 316 euro. Quindi questo è sceso, è arrivato a 26. Andiamo a vedere un po' il grafico che ho trovato molto interessante. Qua di dove sei? Dove sei? E vabbè, adesso piano piano carica. Io già stamattina ho fatto il mio acquisto a 48.112. Dov'è? Dove sei? 48.100. No, allora 48.112. Vabbè, insomma, diciamo quelli. E si vede già 20.000, sono passato da 22.000 ieri, 22.000 satoshi ieri a 20.000, quindi già 2.000 satoshi, quasi 1.400 satoshi me li sono giocati. E qua possiamo notare che è arrivato a questo minimo, a 39.000, dov'è qua? 39.600, 39.400, 38.400, e poi è incominciato a risalire. Risalire, poi scendere poco poco, scendere poco poco, e poi ieri c'è stata l'alta risalita che di intensità è uguale a quella di 4 giorni fa. Quindi è risalito quindi da 40, dov'è qua? Da 40.371 a 44.000, quindi di 4.000 euro. E qua vediamo 44.000. Qua 3.700, quindi sì, ci siamo. E anche oggi qua si vede che sta salendo, c'è quest'altra ultima candela di oggi, venerdì, oggi è sabato, scusate, che sta salendo, sabato 1º maggio. Vedremo domani e domenica, vedremo come si concluderà la settimana. E qua sarà interessante vederlo. Intanto andiamo anche a vedere qua. Oh, la candela è ritornata su. Questo è il grafico settimanale, dove le candele sono settimanali. Questa candela è tornata su, è tornata. Quindi ha toccato il minimo, ha toccato questa resistenza, no, questo, scusa, questo supporto, e sta ritornando su. Sta ritornando su, vediamo se arriverà intorno ai 50.000 o... E poi tornerà un po' indietro, si manterrà fra queste due linee, quella blu e quella viola, oppure se bucherà arrivato sopra, oppure se la settimana prossima precipiterà, non si sa. Ok, andiamo a terminare la registrazione. Quindi ragazzi, il Bitcoin sta risalendo e come al solito ogni volta che si fa questi spostamenti si porta dietro anche le sue monete, tranne in questo caso EOS, Stellar e OmniSend Go, che invece sono rimasti costanti durante la settimana, insomma si sono fatti loro, e quindi insomma mentre il Bitcoin scendeva loro sono rimasti stabili o addirittura salivano. Quindi beh, invece tutte le altre monete se le portate su. Anche Ethereum è rimasto, insomma, si è fatto i fatti suoi. Infatti Bitcoin scendeva e lui continuava a salire. E adesso oggi è a 2.365 euro un Ethereum. E questa è una cosa positiva, secondo me. Vabbè, ragazzi, l'importante è che crescete, non importa come, l'importante è crescere. Io devo andare in Thailandia, ragazzi, mi servono sti 15.000 euro di guadagno e posso partire. 15.000 euro perché 15.000 euro, ragazzi? Perché abbiamo detto sono circa 6.000 euro di benzina andare e tornare, poi ci saranno i meccanici, poi ci saranno, vabbè, i visti, sono stupidate, 40, 50, 60 euro a visto. E poi ci saranno... ovviamente dovrò mangiare, sarò un mese e mezzo, 2 mesi a andare, un mese e mezzo, 2 mesi a tornare, più starò 2 o 3 mesi là in Thailandia, 4 mesi, non so quanto starò, e poi ovviamente spenderò, una volta che sono là, insomma, dovrò vivere, quindi mangiare, sì, e via discorrendo, imprevisti,
arresti. Abbiamo fatto arrabbiare la Russia, abbiamo fatto arrabbiare la Turchia, abbiamo fatto arrabbiare tutti, per cui c'è il rischio che un camper italiano venga bloccato da chiunque. Mare e mane. Anyway, volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, a guardare sotto in descrizione dove ci sono i due link, Coinbase e Celsius Network. Coinbase è il link che vi permetterà di iscrivervi a Coinbase tramite il mio nominativo, e in questo caso prenderemo entrambi l'equivalente di 10 dollari in Bitcoin. Se vi iscrivete invece, e quindi potrete fare trading tramite la piattaforma Coinbase, comprare e vendere criptovalute come faccio io in genere. E poi volevo anche invitarvi, se volete, a guardare Celsius Network, il link sempre accanto a, sotto Coinbase, in descrizione, dove potrete iscrivervi a Celsius Network. Vi ricordo che Celsius Network lavora solo su mobile, su cellulare. Vi iscrivete e dopodiché, praticamente, una volta che siete iscritti, iniziate a depositare i soldi, le criptovalute che comprate con Coinbase, le potete appunto depositare su Celsius e vi danno degli interessi settimanalmente. Quanto gli interessi sono annui, però poi li dividono per 53 settimane e ogni settimana vi danno l'interesse che sta fruttando. Tutto qua, ragazzi. Ma adesso parliamo di Thailandia. Pare che il ministro della salute, signor Anutin Charvinakul, ha deciso di restringere, di ridurre le opzioni di scelta del vaccino, quindi di ridurre il numero di vaccini che possono essere scelti dalla Thailandia, dai cittadini thailandesi. Sigla. A dirlo, no, eppure no, c'ha un po' di pelucchi. Vabbè, insomma, che uno ci spera, perché lo metti dentro pulito e poi speri di tirarlo fuori pulito. Invece, ci sarà l'omino della custodia che si diverte a attaccare pelucchi. Ok, le persone non possono scegliere quale vaccino Covid-19 ricevere, afferma il ministro della salute pubblica Anutin Charvinakul, tra la crescente preoccupazione per gli effetti collaterali dei colpi delle dosi somministrate nel paese. Il ministro ha rilasciato un'intervista alla stampa dopo aver incontrato venerdì i rappresentanti di Sinopharm, un produttore cinese di vaccino Covid-19. Ha detto che il governo non aveva ancora avviato negoziati con il produttore del vaccino, aggiungendo che il processo di negoziazione, normalmente avviato dopo che i produttori di vaccini hanno presentato i documenti alla Food and Drug Administration. Il signor Anutin ha insistito sul fatto che il ministro era pronto a registrare tutti i vaccini Covid-19 prodotti e che il ministero, scusate, signor Anutin ha insistito sul fatto che il ministero era pronto a registrare tutti i vaccini Covid-19 prodotti e che il governo non aveva mai impedito la registrazione di alcun vaccino Covid-19. Il governo sta cercando di far sì che Sinovac e AstraZeneca presentino le loro scadenze per la consegna dei vaccini. I produttori di vaccini non sono stati in grado di vendere un'enorme quantità di vaccini in Thailandia a causa del cambiamento della domanda nei rispettivi paesi, ha affermato. Se le persone potranno scegliere il vaccino che desiderano, Anutin ha detto che quello che riceveranno dipenderà dall'idoneità di ciascun vaccino di diversi gruppi di persone. Per diversi gruppi di persone. Il vaccino Pfizer, che era stato testato con bambini dai 12 anni in su, sarebbe stato somministrato a bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni, ha detto.
Per quanto riguarda il vaccino Sinovac, la cui seconda dose viene offerta solo 3 settimane dopo la prima, sarà somministrata a operatori sanitari, operatori in prima linea e funzionari dell'immigrazione, secondo il ministro. Tutti riceveranno il vaccino in grado di immunizzarli e salvarli allo stesso modo. Posso assicurarvi che ogni vaccino Covid-19 in Thailandia è ispezionato da un comitato per la sicurezza dei vaccini, ha detto il signor Anutin. Nel frattempo, Moderna, con sede negli Stati Uniti, ha cercato di registrare il suo vaccino Covid-19 in Thailandia. Il segretario generale della Food and Drug Administration, Paisal Dhanakum, ha dichiarato ieri che Zuellig Pharma Ltd ha presentato i documenti per. Dai. Ok, grazie, grazie Facebook. Dunque, documenti per registrare il vaccino, aggiungendo che la Food and Drug Administration cercherà di approvare la richiesta di registrazione il prima possibile. Se approvato, questo vaccino Covid-19 diventerà il terzo approvato dalla Food and Drug Administration per essere distribuito qui in Thailandia, ovviamente. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io Coco Macrap vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento. Oggi abbiamo visto cose interessanti, come ho risolto il problema delle frecce, grazie a Michele del canale La Meccanica. E io vi ricordo che anche nel video di domani ci saranno cose molto interessanti. Probabilmente, dico probabilmente, verrò umiliato. Non dico in diretta perché siamo sempre in differita, ma potrete vedere l'umiliazione. Nel frattempo, qua a Bollate il traffico sta dilagando. Un traffico bello tosto e pesante. Non so se si riesce a sentire alle spalle. Rombi, motori che rombano come se non ci fosse un domani. Ma che montano i motori degli aerei? Non lo so. Comunque. E niente, siamo qua e vedremo un po' quello che si deve fare. Io, come al solito, volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social. Vi ricordo che sotto in descrizione potrete trovare una marea di link, prevalentemente Amazon, con tutti i vari prodotti che ho comprato e installato sul mio camper, tipo il pannello solare da 280 watt policristallino, il regolatore di carica MPPT, le due batterie AGM da 140 ampere ora, le doghe per il letto, il paralleatore CBS CBD, mi ricordo, vabbè, comunque lui il parallelatore, così anche si risolve il problema di mettere in parallelo due batterie di amperaggio diverso, e poi tante altre cose. Come si chiama? La Fire TV Stick, sì. E veramente tante altre cose, quindi se volete andate a dare un'occhiata. Inoltre, oltre ai link Amazon, che sono la maggior parte, ci sono i due link, uno per Coinbase, la piattaforma per fare trading, comprare e vendere criptovalute, quindi seguendo quel link e iscrivendovi tramite quel link a Coinbase, entrambi riceveremo 10 dollari, l'equivalente di 10 dollari in Bitcoin. Poi la piattaforma Celsius Network, che è una piattaforma dove potrete depositare le criptovalute che comprate e versarle, e metterle in questa piattaforma, e prenderete una percentuale, una frazione di percentuale ogni settimana, quindi un 53esimo di quella percentuale annua ogni settimana. Detto questo, vi ricordo che ci sono altri link, come il link all'articolo che ho letto questo mese, questo mese, ragazzi, link che ho letto oggi. E link dell'articolo del Bangkok Post. Poi ci sono i link dei miei donatori. E i donatori, scusate, vi faccio ballare.
i donatori appunto che mi vogliono mandare a quel paese. E poi c'è il link mandami a quel paese, che è un link PayPal, dal quale, seguendo il quale potrete arrivare alla mia paginetta PayPal delle donazioni e potrete fare una donazione di qualche centesimo. I soldi che donerete mi serviranno per appunto andare a quel paese. In questo caso, in quel paese è la Thailandia. E come dico sempre, qualche centesimo per voi sono metri che mi accorciate del viaggio in Thailandia per andare e tornare dalla Thailandia. Detto questo, ragazzi, vi voglio bene, lo sapete che vi voglio bene. Vi auguro un buon resto di giornata. E mi raccomando, non perdete la puntata di domani, dove potrete avere il piacere di vedermi umiliato. E dopodiché, niente, ne ho poco mai punirci. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, ciao.